Questo è lo stato in cui versa il sito archeologico di Aequum Tuticum ad Ariano Irpino. Le tettoie che stavano a protezione degli scavi e degli antichi mosaici sono crollate da anni. C'è erba alta ovunque, l'antica città romana versa nell'abbandono più totale. Prima ci ha pensato la neve nel 2012, poi ha fatto il resto l'incuria da parte degli enti preposti, soprintendenza in primis. Il sito archeologico di Aequum Tuticum, nodo viario sulla Traiana e successivamente sulla Erculea, citato anche da Cicerone, non è visitabile. Come vedete, qualcuno ha divelto l'inferriata per riuscire a passare e visitare comunque gli scavi, anche se è molto pericoloso perché le tettoie sono visibilmente pericolanti. Tutto lascia pensare che nel crollare i blocchi in cemento che sostenevano la tettoia abbiano potuto danneggiare i reperti archeologici. Il vicus presenta diverse stratificazioni, probabilmente già esistente nel periodo repubblicano, ha rivelato finora un'occupazione compresa tra il primo secolo d.C. e l'età tardo-antica e una rioccupazione in età medievale nel XII secolo. Due necropoli, un edificio termale datato al primo secolo d.C., ambienti commerciali del secondo secolo, una villa del V secolo con un ambiente decorato da un vasto mosaico policromo. Molti dei reperti portati alla luce sono ora conservati nel Museo Archeologico di Ariano. Un sito quindi di grande rilevanza che potrebbe offrire ancora tanti spunti se si continuasse a scavare, ma non solo, non c'è alcun progetto per una nuova campagna di scavo, addirittura non si riesce a fare nulla per riportarlo al semplice decoro. La promessa in occasione dell'ultima protesta in municipio era di entrare in possesso degli alloggi entro Pasqua. Si sta sforando di qualche giorno, ma oramai ci siamo. I 20 assegnatari degli alloggi ERP questa mattina sono stati convocati presso l'ufficio tecnico del comune di Ariano per scegliere l'appartamento tra quelli disponibili di nuova costruzione tra Borgo San Domenico e Martiri, realizzati nell'ambito del contratto di quartiere 2. Tempo di adempiere alle ultime formalità e potranno entrare nelle nuove case e le l'emozione comincia a farsi sentire, specie per quanti questo alloggio popolare lo stanno aspettando da 20 anni. Dopo 28 anni sono soddisfatto, ma più la mia famiglia che io. L'unico problema è che l'avrei voluto prima, ma tu con tutti questi scassi che ci sono stati, cose, casini, imbrogli. Da quanto tempo sta aspettando la casa? Da molto tempo. Più o meno quanto? Diciamo circa un annetto passato. Dalle domande che abbiamo fatto e finalmente ce l'abbiamo fatta, sembra. Saranno 2 anni, eh? 2 anni. Sì. Dove andrà ad abitare adesso? Ai Martiri. Quindi un bel quartiere nuovo, adeguato. Sì, sì. Sono così contenta che abbiamo risolto questo problema e voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ormai è sembrata la conclusione. La ringrazio tanto di vedere la nostra casa. Assessore Lipizzi, come da promessa, gli assegnatari questa mattina hanno potuto scegliere il loro alloggio, quindi si sta arrivando addirittura d'arrivo. Impegno mantenuto da parte dell'ufficio tecnico. L'unica cosa che voglio dire è che oggi e domani si concluderà la fase, questa fase importante della riqualificazione sociale e urbanistica delle casette sismiche dei Martiri. Autocombustione da Sansa, sarebbe questa la causa del vasto incendio ad un capannone in località Carpiniello ad Ariano Irpino. La struttura, adibita a deposito di varie tipologie di combustibili, quale pellet e biomasse, oltre alla stessa Sansa, ha subito danni ingenti, si è piegata su se stessa, tanto da renderne necessaria per motivi di sicurezza la demolizione. Per fortuna non si registrano feriti. Grande lavoro dei vigili del fuoco, la sala operativa di via Zigarelli ha inviato sul posto 4 squadre munite di autobotte ed autoscala, dai distaccamenti di Grotta Minarda, da quello dei volontari di Ariano Irpino e dalla stessa sede centrale. Immediato anche l'intervento di polizia e carabinieri che al momento, in base anche alle indicazioni ricevute dai funzionari dei vigili del fuoco giunti da Avellino per una verifica più approfondita, hanno escluso l'origine dolosa. In pratica il rogo è partito questa mattina presto da uno dei locali dell'azienda termotecnica, ma nonostante il tempestivo intervento dei vigili ha danneggiato anche gli altri locali, al momento vuoti.
Difficili e lunghe le operazioni di spegnimento, data la grande quantità di sanza coinvolta, materiale che brucia lentamente. Tanto il fumo nella zona, ma nessun disagio per gli arianesi, poiché l'azienda sorge in aperta campagna. Questo evento ha bisogno di crescere. Noi siamo localizzati, per fortuna, in un'area che è facilmente raggiungibile e quindi proprio questo ci garantisce una partecipazione sia di imprenditori sia di visitatori in numero notevole. È vero che negli anni è andata crescendo e che adesso, come tutti gli eventi, a un certo punto si vive pure una fase di stallo, però la fiera, vuoi per una passeggiata, vuoi per vedere novità, vuoi per un giorno di festa che coincide proprio durante l'evento veristico, avete sempre la partecipazione di un numero elevato di visitatori. Ecco, di anno in anno la fiera diventa sempre più importante. Le novità che si prevedono per questa 40ª edizione quali saranno? Beh, sono tante, come dicevo, ogni settore verrà indossato un abito nuovo, quindi partiamo dall'industria, dall'agricoltura, il settore agroalimentare, la sposa e quant'altro. Ogni anno ci sono delle piccole, come nel manifesto, è un puzzle che ogni anno andiamo a ricomporre nuovamente, a ricostruirlo e a fine di migliorare sempre, di dare massima ospitalità, come ho detto prima, sia ai visitatori nonché agli espositori che credono appunto nella Fiera Campionaria di Vendicano. Proprio qualche giorno fa il presidente della Giunta regionale De Luca ha sottoscritto un protocollo con il presidente della Lombardia Maroni, tra le iniziative quella di uno showroom permanente a Milano per tenere permanentemente presenti i prodotti delle eccellenze campane. Immaginiamo che in quello showroom ci saranno anche prodotti enogastronomici di eccellenza dell'Irpinia, Presidente. Ma non c'è dubbio, tra l'altro io credo che l'Irpinia abbia davvero le più belle eccellenze della Campania, a cominciare dal fatto che tre DOC CG del vino ce l'abbiamo solo noi come provincia di Avellino, per citarne una di quelle più conosciute. Poi Milano è la vera capitale d'Europa, diciamo la verità, in Italia, e quindi questa scelta di De Luca va in direzione proprio di un investimento serio per ciò che può portare sviluppo e occupazione nella nostra regione. Complimenti a chi organizza la fiera, complimenti alla comunità di Vendicano che evidentemente intorno alla fiera si stringe compattamente. E complimenti complessivamente anche all'amministrazione comunale, c'è un'area per gli insediamenti produttivi molto ben organizzata, con capannoni, aziende di servizi. E per me è un onore appunto essere main sponsor della Fiera di Vendicano, in quanto sono originario di questo paese. Quindi per me è una gioia aver portato il frutto della mia azienda qui a Vendicano. Noi siamo una società di sicurezza, abbiamo inventato quest'app, è un'app a disposizione per tutti i smartphone, sia Android che iOS, dove l'utente può essere personalmente geolocalizzato immediatamente. Beh, 40 anni non li dimostra, è una delle realtà che comunque stanno e continuano a fare audience, e praticamente ad giudicare anche dalla presenza di molti giovani, che richiama moltissimo le persone che comunque devono crescere, che faranno gli imprenditori, che faranno in futuro l'attività produttiva della nostra realtà, quindi questo è veramente importante. Fondamentale anche perché comunque la politica è presente, dà nelle proprie possibilità un grosso sostegno a queste realtà, comunque giudicare le difficoltà attuali già un segno di importanza. Oggi, in occasione dei 40 anni, un grande riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale e della Proloco. Grazie, io ho già espresso le mie congratulazioni al sindaco, sono stato venendo onorato di questo piccolo riconoscimento, mi orgoglisce ancora di più, e ringraziare anche a tutti gli altri soci, i presidenti che mi hanno seguito e tutti i soci della Proloco, in quanto questa è una fiera gestita sulla volontà. Ecco, com'è nata l'idea di questa fiera?
Beh, guardi, io venivo da un'emigrazione estera, tornato qui al mio paese come fare una piccola industrietta, cominciare a pensare, perché è stato sempre un mio pallino delle fiere, perché nella fiera si espone il meglio, credo, e la gente può confrontare sia qualità che prezzo. Di 20.000 euro il bottino del nuovo assalto al bancomat della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri ad Ariano Irpino, già svaligiata con lo stesso sistema nel febbraio del 2016. La cassa automatica è stata fatta saltare all'1:15 di questa notte con un esplosivo potentissimo da un comando di uomini incappucciati ed armati. Quattro persone, secondo la testimonianza di un vigilantes del Giaguaro, arrivato sul posto insieme ad un collega mentre i ladri fuggivano. Li ha visti salire in macchina un'Audi nera con un sacco in mano che presumibilmente conteneva il denaro e sgommare via in direzione Foggia. I malviventi, dopo la deflagrazione, sono entrati all'interno dell'istituto bancario attraverso una vetrata danneggiata ed hanno così prelevato le banconote. La deflagrazione è stata talmente forte da essere avvertita non solo dagli abitanti del quartiere Martiri, ma anche in altre zone di Ariano, come località Sant'Antonio, fino al cimitero. Ingenti i danni all'istituto bancario, a soqquadro l'ingresso e gli uffici, saltati tutti i sistemi di sicurezza ed informatici. Sul posto una volante della polizia ed una gazzella dei carabinieri. Facile ipotizzare che ad agire sia sempre la stessa banda specializzata che agisce soprattutto nel Foggiano, dove questa Audi nera sarebbe stata avvistata in occasione di altri assalti a bancomat.